PlayStation 5, finalmente ne possiamo parlare di design della console e di tanti bei giochi che sono stati annunciati ieri sera in quello che è stato l'evento, secondo me, più seguito di sempre di Sony. È stata veramente una bellissima conferenza, tante belle cose da dire, ma anche qualcosa che ha fatto un po' storcere il naso. Partiamo innanzitutto dai giochi, che non elencherò tutti quanti perché onestamente non mi sono piaciuti tutti. Vi elencherò principalmente quelli che mi hanno interessato di più. Partiamo da un gioco che io non mi aspettavo per niente, ovvero Spider-Man Miles Morales. Veramente io qui sono rimasto a bocca aperta, non me l'aspettavo veramente per niente. E la cosa interessante è che questo titolo non è un sequel del primo Spider-Man di Insomniac, ma è un'espansione, è un gioco a sé. In questo gioco vestiremo appunto i panni di Miles Morales e approfondiremo questo personaggio. Purtroppo non è ancora chiaro se questo gioco sarà anche su PS4, ma probabilmente, ragazzi, non lo sarà, per il semplice fatto che sarà uno di quei titoli che dovranno un po' spingere i giocatori a passare, insomma, alla nuova console. Ma comunque sia, il gioco sembra veramente molto interessante. Non abbiamo visto gameplay, anche se mi aspetto una bella base solida di quello che abbiamo già visto e giocato nel primo Spider-Man di Insomniac, con un gameplay probabilmente un po' diverso, perché comunque Miles Morales è un personaggio che ha dei poteri un po' diversi rispetto al classico Spider-Man, o meglio, ha gli stessi poteri, ma anche qualcosa in più. Quindi veramente io su Miles Morales punto tantissimo ed è bastato già questo per volere tantissimo la nuova console. Ratchet e Clank, o Clank se preferite. Dunque, questo titolo non è che mi interessa tantissimo, nel senso che ho giocato qualche Ratchet e Clank. Uno su PS4, qualcun altro su PSP, ma non mi sono mai appassionato a questo personaggio, nella sua storia, nel gioco in generale. Però devo dire che questo nuovo titolo che è stato annunciato per PS5 sembra avere un gameplay veramente molto molto divertente, perché infatti hanno mostrato anche delle sequenze di gioco di questo nuovo Ratchet e sembra divertente, cavolo. Quindi un occhio sicuramente sopra ce lo terrò, però ripeto, non è che impazzisca per Ratchet. È stato preannunciato il secondo capitolo di Horizon. Beh, che dire, ragazzi, se vi è piaciuto quanto è piaciuto a me, sicuramente lo attenderete tantissimo. E dalle piccole novità che si è visto dal trailer potremo fare immersioni, potremo affrontare nuove creature, oltre a quelle che abbiamo già visto nel primo capitolo, perché ad esempio qui, se non sbaglio, hanno fatto vedere i mammut, gli elefanti, insomma, queste cose qui. Quindi un capitolo che probabilmente sarà veramente molto molto grande, sarà veramente di qualità e quindi inutile. Lo aspetto, cavolo, lo aspetto. Resident Evil 8 o Village. Sapete, questo trailer appena partito, a parte il fatto che non sembrava neanche Resident Evil, perché è molto diverso, insomma, dalle classiche atmosfere di Resident Evil, ma più che altro mi stupisco perché è un trailer che mostra una grafica abbastanza deludente da parte di Capcom, che con gli ultimi Resident Evil ha mostrato una grafica incredibile, e questo trailer ha fatto abbastanza schifo, secondo me. Onestamente ha fatto abbastanza schifo. Lo aspetto perché comunque il Resident Evil 7 in prima persona mi è piaciuto, è stato un bel titolo, si discosta parecchio dai classici titoli di Resident Evil, però comunque potrebbe essere interessante. Certo che, ripeto, questo trailer non mi ha emozionato tantissimo, non mi ha detto molto, e quindi vediamo se in futuro tireranno qualche trailer, qualche gameplay fuori che possa essere un po' più interessante, perché quello che ho visto ieri sera non mi ha convinto molto. E quindi Resident Evil 8 lo attendo, ma boh, con un po' di paura che possa fare un po' cagare, boh, staremo a vedere. Il tempo per migliorarlo e per tutto il resto c'è, quindi dobbiamo solo attendere. Pragmata, un titolo molto interessante, o almeno così sembra, un po' strano, dove abbiamo questo personaggio che sembra la mascotte, insomma, il personaggio simbolo di Kojima Production. Nel trailer vediamo questo personaggio che si trova in una città, a un certo punto non c'è più gravità, c'è di mezzo anche una bambina, insomma, non è chiaro di che cosa si tratta, però è una roba strana, graficamente sembrava anche abbastanza figo. Quindi
Vedremo. Tra l'altro anche questo mi sembra che è di Capcom, non vorrei dire cazzate. Sembra interessante, un po' strano, insomma, un po' mi ha stuzzicato, quindi lo terremo sott'occhio. Project Atia. Mamma mia, veramente un titolo che sembra essere molto 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 interessante. Graficamente il gioco che mi ha stupito di più, onestamente, anche più di Horizon, anzi Horizon devo dire la verità, mi è sembrato un po' simile alla fine al primo, non ho visto questo grande salto di qualità grafico. In generale, l'intera conferenza non ha mostrato chissà quale salto di qualità per la grafica, però questo devo dire che è quello che forse si è avvicinato un po' di più. Sembra veramente graficamente fantastico, l'atmosfera, quel poco di ambientazione che si è visto, sembra essere interessante, quindi Square Enix, vediamo, vediamo che cosa tiri fuori, sembra essere una roba particolare, quindi anche su questo l'attenzione ce l'ho assolutamente. Abbiamo un titolo che credo sia indie, ovvero Little Devil Inside, un titolo che sembra molto molto carino e interessante. A me questi titoli un po' così, un po' alla Little Nightmares, un po' alla Inside, mi sono sempre piaciuti, e questo Little Devil sembra avere quell'atmosfera che insomma in questi giochi indie mi piace molto, e quindi dai, anche su questo la mia attenzione c'è assolutamente, quindi vedremo che cosa tireranno fuori. Tra l'altro uscirà anche su PS4, quindi potrei anche, boh, giocarlo prima di prendere la 5. Tanto non è un gioco che graficamente punta chissà che cosa, è un gioco abbastanza semplice, insomma, graficamente. Però è particolare e quindi voglio un po' vedere, voglio saperne di più. E anche su questo, quindi gli occhi li teniamo assolutamente sopra. Poi ci sono stati altri titoli abbastanza interessanti, adesso ve li leggo al volo. Per esempio, Demon's Souls, che sembra essere il remake appunto del primo Demon's Souls, graficamente molto figo, anche se all'inizio sembrava boh Dark Souls, poi a un certo punto ho pensato fosse Bloodborne 2, poi alla fine era Demon's Souls. Non è un titolo che mi attira tantissimo, però non so, magari potrebbe essere interessante. Io comunque a Demon's Souls non ci ho mai giocato, quindi magari potrebbe essere un'occasione per recuperarlo. Gran Turismo 7, bah, graficamente niente di eccezionale, poi a me Gran Turismo non hanno mai fatto impazzire, quindi non mi fa né caldo né freddo. Sackboy A Big Adventure, una sorta di spin-off di Little Big Planet, non me ne può fregare di meno. Deathloop di Bethesda, sembra carino, ma onestamente a me, boh, queste robe qua non è che fanno impazzire. Sembra essere piaciuto, ma onestamente a me non ha detto moltissimo. Poi, giustamente, sono gusti, quindi per me può anche passare. Ghostwire Tokyo, sembrava interessante appena è partito il trailer, poi boh, no, non mi ha convinto tantissimo, quindi probabilmente lo scarterò sicuramente. Abbiamo poi GTA 5 su PS5, cioè dai, ma basta, ancora con GTA 5. Però ragazzi, vende, Rockstar ne approfitta ancora, quindi cioè, che cosa gli volete dire? Però onestamente basta, cioè, l'ho avuto sulla 3, l'ho giocato sulla 3, ce l'ho pure su PC, cioè, non mi interessa. Basta GTA 5, vogliamo il 6, vogliamo il 6. Hitman 3. A me Hitman non è mai piaciuto, quindi passiamo avanti. Kena Bridge of the Spirits. Beh, più o meno, dai, mi è sembrato abbastanza carino, nel complesso abbastanza accattivante possiamo dire, però boh, a me non ha fatto impazzire tantissimo. Non lo so, magari più avanti con qualche altro trailer e qualche altro gameplay potrebbe essere più interessante, magari mi attira, non lo so, per ora nì. Perfetto, direi che altri giochi interessanti non ce ne sono più, ce n'era uno con gli animali che era qualcosa di terribile, veramente da vomito. Quindi direi che possiamo passare al design, possiamo passare alla console. Allora, cosa ne penso del design di PlayStation 5? Beh, che dire ragazzi, ma fa veramente schifo. Cioè, non mi è piaciuto, cioè, no. Sono uno a cui piacciono un po' di più le cose semplici, infatti la nuova Xbox onestamente di design mi piace molto di più. Semplice, nera. È così che per me deve essere una console. Questa PS5 vuole un po' azzardare, vuole un po' cambiare rispetto al passato, però se devo dire che mi piace, no, ragazzi, non mi piace. Poi questo bianco nero, no, assolutamente, per me il bianco sulla console, boh, è inguardabile. Infatti ogni volta che hanno fatto la versione bianca delle varie PlayStation non me le sono mai cagate perché
PlayStation bianche io non le posso guardare. Quindi spero che esca una versione nera. Infatti sono già uscite fuori alcune immagini modificate della PS5 dove appunto la mostrano nera, e già così mi affascina un po' di più. Però il design in sé onestamente non è niente di eccezionale, o meglio non è qualcosa che a me fa impazzire, perché ripeto, mi piacciono un po' di più le cose semplici. Si dice molto che questa PS5 sia un router, e infatti effettivamente ricorda un po' un router o qualcosa del genere. Però che dire, ragazzi, alla fine che cazzo ce ne frega, ci dobbiamo giocare, non è che dobbiamo stare lì a guardarla ore e ore. Anche se onestamente con la postazione che ho io adesso, che è tutto molto nero, quella cazzo di cosa bianca messa lì al posto della 4, perché ovviamente la PS4 verrà sostituita dalla 5 prima o poi, non credo quest'anno, non credo che farò il passaggio già quest'anno, anche perché dobbiamo vedere il prezzo, dobbiamo vedere se ci saranno altri giochi, ma comunque non credo che PS5 mi spingerà insomma a comprarla già al day one. Per me secondo me è ancora un po' presto, probabilmente penso di prenderla a fine 2021. Poi comunque, cos'altro dire di questa PS5? Hanno tirato fuori anche una versione Digital Edition dove appunto potrei giocare semplicemente con i giochi digitali. Per quanto mi riguarda, una Digital Edition per ora è assolutamente poco conveniente per pochi semplici motivi. Innanzitutto, i prezzi dei giochi digitali non sono per nulla convenienti, costano come quelli fisici, molto spesso i giochi fisici costano anche di meno, quindi non conviene per un cazzo. Poi i giochi fisici puoi, boh, che ne so, con le varie promozioni portarli nei vari negozi, appunto, puoi scambiarli con un amico, anche se magari facendo una versione digitale probabilmente faranno appunto delle promozioni per rendere il digitale molto più conveniente, perché se no veramente non ha un cazzo di senso. Sono stati poi annunciati vari gadget come il telecomandino lì, che secondo me farà una brutta fine e non se lo cagherà nessuno. C'è poi la telecamera con due camere tra l'altro, quindi mi aspetto una telecamera con una certa qualità, anche se probabilmente non me ne faranno niente perché non le ho mai prese le telecamere sulle console. E poi le cuffie dedicate a PS5. Io spero veramente che porca troia Sony non costringa un'altra volta a comprare per forza le cuffie per la propria console, perché sennò veramente che rottura di palle, veramente che rottura di palle. Voglio un cazzo di Bluetooth universale che si possa collegare a qualsiasi cuffia. Non rompete i coglioni con queste cuffie del cazzo. E per il resto credo che sia tutto. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, più o meno, credo. E niente, ragazzi, a questo punto voi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa PS5, se la conferenza vi è piaciuta, se ci sono stati dei giochi che vi sono piaciuti. Io vi dirò la verità, ripeto, bella conferenza, non ho visto questo grande salto di generazione, questa grande grafica. Mi sembrava veramente una conferenza di giochi nuovi per PS4, a parte quel gioco lì di Square Enix, Project Athia, quello lì forse mi è sembrato un po' più alto graficamente rispetto agli altri. Per il resto, boh, sembrano giochi che possono girare anche sulla 4. Ma staremo a vedere, questi giochi devono ancora uscire, hanno ancora tempo per migliorare, per avere una grafica ancora migliore. Detto questo, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.